Ciao a tutti, oggi andrò a fare gli squishy con questo qui, la Bubblesoft, e niente, sono molto molto emozionata perché è da tanto che non faccio gli squishy, quindi direi subito di cominciare. Allora, questo devo metterne, allora, la catalisi è a 150, quindi devo metterne, questo qua devo metterne la metà. Ok, niente, allora, adesso mi vado a mettere i guanti, la mascherina, mi raccomando, copritevi bene, 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 bene. E poi vado a mettere in questi bei stampini. Ho scelto la luna, questo qua grosso, questo per farci la tortina. E poi qui altri stampi, no, altri vicini nel caso faccio danni, faccio più dose, così per essere sicura. Ok, quindi adesso vado ad aprire la mia confezione. Ok, allora, non so veramente che dose fare. Ho sulla mascherina se mi sentite un po' strana. Ok, allora, provo a fare, vediamo, 15, facciamo 16. Ok, quindi dell'altro ne andrò a mettere 8. Però prima lo voglio colorare. Userò questo perché voglio fare tipo una tortina. Metto una punta di colore. Vado a mescolare. Lo stampino che voglio fare è questo, quindi non so se le dosi sono giuste, no? Ma sono un po' a caso. Aiuto! Anche perché poi devo essere super, iper, ultra velocissima. Allora, perché uso la mascherina, respiro e mi si appannano gli occhiali. Cioè, capite come sono messa. Vabbè. Ok, penso che così vada bene. Adesso in un altro bicchierino vado a mettere 8 di componente B. Ok. E adesso tolgo la pesa. E succederà la magia. Ok. Mettiamo questo qua, così lo vedete anche voi. Io adesso vado a mettere il componente B nel bicchierino. E adesso mescolo velocissimamente. Aiuto! Oddio, 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 mi sta appannando gli occhiali. Oh, io vado, eh. Aiuto. Ok, ragazzi, se si sta gonfiando, eh. Ma forse mi sa che ne ho fatta pochina. Ok, oddio, sto uscendo. Oddio, oddio, guardate, guardate. Oddio, che cosa fighissima. Ok, questa qua nel bicchiere. Oddio, oddio, no, mi sei lontano tantissimo. Wow! No, vabbè ragazzi, cioè, fantastico davvero. Sto uscendo, sto uscendo. Ok, non mi ricordo più le dosi. Avevo fatto 16 e 8 in questo stampo e devo dire wow! Ok. E guardate questo povero bicchierino. Ok. È venuto abbastanza chiaro, però. Mi sa che la prossima volta devo mettere più colore. Adesso voglio fare la luna. E quindi provo a fare le stesse misure di prima. Quindi prendo un bicchierino, vado a mettere 16. Ok, e la luna la voglio fare gialla, ovviamente. Adesso sposto questo. Lo lasciamo riposare, qui metto la luna davanti e voglio farla gialla ovviamente, quindi andrò a mettere un po' più colore visto che prima non è che abbia colorato così tanto. Ok, io sto facendo tanti esperimenti, quindi non so, usiamo un'altra bacchettina qui. Guardate, che
bel giallo. Io lo voglio così, però dopo cambia colore. Ok, adesso che ho mescolato per bene, bicchierino, ne ho presi due, e vado a mettere 8 di componente B. Ora è arrivato il momento agitazione. Perché? Devo andare a mescolare tutto assieme, aiuto! Ok, la luna la mettiamo qui, così si vede. E adesso vado a mettere tutto il componente. E mescolo. Cioè, non dirmi che adesso esce il colore biscotto che volevo prima, perché sennò non è giusto, eh. Devo dire, la tortina che ho fatto prima mi sta venendo una voglia di tortina. Ok, ragazzi, io vado, è molto molto densa. Come pappetta. Ok, vediamo. Tanto quello di prima, il bicchierino si è squisciato. Wow! Oh, ma io pensavo che... mi scusi. Ma ho messo le stesse dimensioni di questo e di più. Wow! Guarda quanto sta uscendo! No, fantastico! Sto facendo anche le bolle. Niente, allora, mentre questo qua non so perché sta uscendo di più. Ok, io vado a farne qualcun altro e poi li scopriamo assieme. Rieccomi qui, allora ho fatto anche questi quattro, solo che in questo la mia pesa non ha collaborato molto e infatti, ok, però vabbè, era l'ultimo questo, vabbè. Allora, incominciamo con il primo, questi li sposto e allora guardate quanto è morbido, ok, e vediamo un po' di tirarlo fuori. Oh mio Dio, no, guardate quanto è morbido. No, ragazzi, non potete capire. No, guardate. È super morbido. Wow, oddio, bellissimo. Ok, questo pollice in su è riuscitissimo proprio. Yeah, poi abbiamo fatto la luna. Vediamo un po'. Wow, si è tolta facilmente questa. Oh mio Dio, ragazzi. È anche slow rising. Come ho fatto? Oddio. No, vabbè. No, ragazzi, guardate, ho fatto uno squishy slow rising con la bubble soft. Guardate. Oh mio Dio. Oddio, come sono emozionata. Ok, adesso puoi tornare. Ok, vabbè, lasciamolo lì. Ok, e poi ho fatto questa rossa, la tortina. Che non voglio uscire dallo stampo. Ok, poi devo pulire un po' lo stampo. Ha fatto una specie di pellicola in questo. Guardate, non so perché. Proviamo. Anche questo, ragazzi, lo guardate. Oddio, ci metto un po' a tornare su. No. Non chiedetemi come ho fatto, non lo so. Guardate. Oddio, ma negli altri squishy che usavo, l'Expac Soft, cioè, sono una morta, fium fium, ma questi è fantastico. Wow. Ok, mi sto esaltando. Poi ho fatto il cuore. Che questo mi ha fatto anche un po' disperare perché oddio cosa ho visto, guardate. Ah,
Anche qua si è fatta la pellicolina, ma vedo che viene via, quindi bene. Vediamo. Oddio ragazzi, anche questo, guardate. Oh mio Dio. È slow rising anche questo. Slow rising vuol dire che ci mette un po' di più a venire su e non è tipo una molla, ma wow. Cioè, devo sistemarlo qui. Devo togliere tutta sta roba. Ma wow. Penso che dipenda anche molto dallo stampo, eh. Wow. Ok, leviamo tutta sta roba. Poi ho fatto questa, che è una ciambellina che non esce. Vediamo, vediamo. Molto carina. Oddio mio, questa è un po' appiccicosa. Mi sa che non è molto riuscita. Oppure è super slow rise. Questo non ho ancora capito. Che cosa sei? Vediamo se torni normale o no. Oh, morbido. Guardate. No, no, torna normale, torna normale. Wow, che cosa ho combinato? Fantastico. Vediamo l'ultimo, questo è. Vabbè, qua la pesa. Si era stufata di pesare. Vediamo. Allora. Non lo so. Questo squishy è molto strano, non so che cosa è successo. Questo sta tornando lentamente su, quindi non so cosa sia questo, non lo so. Questo è uscito duro, però è molto carino, che questo però è slow rising, guardate. Yeah, ok, quindi questi sono gli squishy che ho fatto, il mio primo Bubble Soft. Sono molto molto contenta del risultato, soprattutto di questi, perché sono fantastici. Questo qua poi è super morbido. Questo non è slow rising, però guardate questo. Questo soprattutto, guardate. Oddio, vabbè. Questo intanto sta tornando in una. Non lo sa neanche lui. Niente, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste creazioni. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video. Se vi va che le decoriamo assieme, fatemelo sapere. Io vi mando tanti tanti bacini. Ciao ciao ciao!